Luigi, oggi rispondiamo a una domanda di Ivan che sta approcciando la sua cucciolina di 8 mesi alla museruola. Lui non ha purtroppo l'aiuto di un cane tutor che è già avviato all'utilizzo di questo strumento, quindi sicuramente sarà più complicato. E lui ci descrive un cane che segnala il tartufo, quindi arriva sul tartufo, ma dal momento che poi il cane deve scavare, lui si concentra completamente sul togliersi la museruola. Come possiamo aiutare Ivan e la sua cucciolona ad affrontare questo passaggio molto stressante e complesso? Grazie Luigi. Ciao Gaia, purtroppo allora, a parte 8 mesi per pretendere proprio un lavoro in museruola, ci sono alcuni cani che lo fanno, però dipende anche tanto dalla tembra fisica del cane. Al momento dovrebbe fargli approcciare in una situazione distante dal tartufo per poi applicarla una volta che il cane sia partito bene. A 8 mesi dubito, con queste stagioni soprattutto, che il cane sia partito. Forse l'unica particolarità dove il cane tutor, io sì, io lo uso il cane tutor anche per fare questo, perché qualcosa arriva al cane che assiste, ma non è un apprendimento, è molto complesso, è molto articolato, quindi è più per creare una circostanza analoga a un cane che sta tranquillo, diciamo. Per trasposizione, se il mio cane devo farlo adattare al tavolo che ricorda il tavolo di un veterinario, ce lo metto insieme a un cane molto abituato a quel tipo di tavolo, quindi che trasmette la tranquillità, che trasmette attraverso il trasfero emozionale tante vibrazioni positive. Quindi per quanto concerne il cane tutor, io lo uso perché ce l'ho, ma non è proprio consigliatissimo, non se ne può fare tranquillamente a meno. Va fatto passeggiare in museruola e va fatto abituare bene alla museruola. Il tartufo deve aspettare ancora un po', probabilmente. Ciao.